Buongiorno, siamo con Stefano Bianco, candidato per il Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica. Qual è il motivo per cui hai deciso di fare questa grande scelta? Beh, è stata una naturale conseguenza del mio attivismo che dura ormai da 5 anni. Sono sul pezzo da 5 anni a combattere battaglie per il movimento, in piazza, sui banchetti, nei convegni, scrivendo, costruendo iniziative legislative, quindi il naturale sbocco era quello di una candidatura. Vista l'età, naturalmente la mia candidatura si è concentrata sul Senato, perché da noi esiste una regola per cui dopo i 40 anni sei candidato al Senato e sotto i 40 anni alla Camera. Se arrivi a Roma, qual è la prima cosa che vuoi fare? Beh, diciamo che le cose da fare sono tante, perché come diceva il mio collega, i punti sono, sono 500 pagine di programma, ma focalizzati in 20 punti. Naturalmente, essendo io un avvocato come professione, sarò sicuramente concentrato su temi legislativi o comunque in qualche commissione che mi permetterà di poter svolgere il mio lavoro. Io non sono un politico di professione, ma vengo dalla società civile, come molti del Movimento 5 Stelle, quindi noi verremo sicuramente catapultati in problemi reali, in problemi concreti, quindi con la nostra competenza a risolvere quelli che sono, le lacune che le commissioni invece hanno, dove sono composte soprattutto da politici di altri schieramenti che sono lì a scaldare la poltrona. Per finire, un buon motivo per votare 5 Stelle e un buon motivo per votare te? Beh, il motivo per votare il Movimento 5 Stelle ce ne sono tanti. Diciamo che siamo una forza innovativa, trasversale, post-ideologica, che rappresenta il futuro del paese, che sa leggere il futuro, che guardiamo lontano. Il nostro programma è proiettato a 20-30 anni e non ci fermiamo al day by day o all'inciucio, alla poltrona, agli interessi particolari. Guardiamo alla prospettiva che la nazione deve affrontare, quello che può fare per migliorare. Ce ne sono tante, quindi chi ha uno sguardo al futuro è giusto che debba votare per noi. Superamento di vecchie logiche partitiche, ne abbiamo tanti di motivi per votare noi. Per votare me, essendo al Senato, è un listino bloccato, quindi non c'è possibilità di preferenza, perché la nuova legge elettorale ha voluto evitare le preferenze, ha voluto evitare che il cittadino potesse scegliere il proprio rappresentante. Quindi questa è una delle strutture del Rosatellum bis che è stato adottato, quindi noi siamo contrari, ma lo sopportiamo, lo dobbiamo digerire, e quindi preferenze non se ne possono fare. Io sarò nel listino, quindi si voterà il simbolo e poi a mano verranno eletti i nostri rappresentanti.